Se vi piacciono le emozioni forti, ascoltate bene. Sara, che oggi ha 23 anni, è di Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Quando lei ha solo 5 anni, si scopre che sua mamma ha un tumore tra il cervelletto e l'orecchio. Per i medici ha solo il 5% di uscire illesa da quell'intervento. Per il 95% c'è il rischio di morte, oppure di paralisi al braccio o di paralisi facciale. Il giorno dell'operazione a mamma, che si svolge nell'ospedale di Nocera Inferiore, la piccola Sara è a Brindisi, a casa della nonna materna. Quella mattina ricordo che c'erano dei rumori e mi svegliai. Quando mi svegliai, successe qualcosa di incredibile. Io avevo sentito parlare di questo santo, questo Padre Pio, ma io non sapevo neanche come fosse. Ero piccola, non avevo mai neanche visto una sua foto. Ebbene, quella mattina, quando mi svegliai alle 7, proprio quando mia madre stava per entrare per essere operata, mi apparve un frate. L'uomo con la barba, aveva una tunica marrone e una corda come cintura ai fianchi. Aveva nelle mani dei mezzi guanti, li ricordo molto bene perché lui continuava a accarezzarmi e mi diceva: sta tranquilla che tua mamma starà bene, capito? Sta tranquilla che tua mamma starà bene. Io ero sveglia e rimasi sconvolta, sapevo che quello che era accaduto era qualcosa di eccezionale. Seppi poi che proprio in quel momento, alle 7, il chirurgo stava dicendo a mia madre, prima di entrare in sala operatoria, se aveva un santino con sé. Mia madre disse di no e così lui diede un santino proprio di Padre Pio. Mia madre perse l'udito a un orecchio, ma come mi aveva detto Padre Pio, l'intervento andò benissimo ed oggi mia mamma gode di piena salute. Dopo questa incredibile esperienza soprannaturale, Sara è diventata devotissima di San Pio da Pietrelcina.